Ah. Sì, ah. Sì, ah. Devo provare ad attaccare. Prova. Sì. Devi stare attaccato. Buonasera a tutti. Uno. Sì, ma va bene. Buonasera a tutti. Inizia il Consiglio Comunale, sono le ore 21.01. Primo punto all'ordine del giorno, l'approvazione dei verbali riferiti al Consiglio Comunale precedente, la seduta dell'8.2. Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente, determinazione aliquote e detrazione componente TASI, tributo servizi indivisibili anno 2018, approvazione piano finanziario e tariffe della componente TARI, determinazione aliquote e detrazione componente IMU anno 2018 conferma. Quinto punto, approvazione del bilancio di previsione anno 2018 e i suoi allegati con aggiornamento del documento unico di programmazione 2018-2020 e approvazione di bilancio pluriennale per il periodo 2018-2020.
ampliamento della riscossione coattiva delle entrate comunali derivante dalle sanzioni amministrative al codice della strada e dalle sanzioni amministrative in genere all'Agenzia delle Entrate. Settimo punto, mozione ai sensi del vigente regolamento del Consiglio Comunale in merito alla difesa attiva antincendio dei nuclei abitati periferici di Ulx, pervenuti in data 1/12/2017. Sono interventi? Con votazione palese, il numero di presenti sono 8, consigliere Peirola arriverà più tardi. Voti favorevoli? 7, io ho tenuto anche un 0. Voti contrari nessuno. Punto 3, comunicazioni del sindaco, quindi lascio la parola al sindaco. Grazie Presidente. Una serie di comunicazioni. La prima è la seguente. D'accordo con la conferenza dei capigruppo, si è deciso di non trattare questa sera nelle comunicazioni il tema dei migranti in Alta Valle, ma di informare la cittadinanza con un'assemblea pubblica che si è tenuta mercoledì 18 aprile scorso. Qualora ci fosse poi la volontà di trattare questo argomento in consiglio, chiaramente noi siamo ben disponibili. Comunque rilevo che tutti i resoconti che sono stati pubblicati, diciamo, sono fedeli a quella che è stata la narrazione di quella serata, dove l'attenzione è stata centrata su quello che viene fatto a Ulx all'interno di questo percorso. La seconda comunicazione, anche questa già anticipata in conferenza dei capigruppo in data 6 aprile, abbiamo ricevuto una lettera dalla ditta Corsinotti, ditta che ha vinto l'appalto per la fornitura del sistema audio-video e che era stata incaricata dell'implementazione audio del sistema di registrazione, che nella fase di implementazione ha praticamente cancellato tutto il sistema dei file dei video precedenti. In realtà poi non sono tantissimi, però sono documentazioni che sono allegate ai consigli comunali come da verbali. Quindi noi alleghiamo questa lettera, prendiamo atto che gli uffici ci hanno segnalato questo, come dire, incidente. Mi verrebbe da dire inconveniente, ma non è un inconveniente. Mi vado a memoria, 3. Vado a memoria. In data 13 aprile si è riunita l'Assemblea del Consorzio Socioassistenziale al fine di approvare il consuntivo 2017. Come tutti ben sanno, al di là dei numeri fedeli a quanto fatto nell'esercizio 2017 e come sempre vistati dal revisore del conto, quello che conta in questo bilancio è il bilancio sociale per quanto riguarda il nostro comune. Bilancio sociale, lo spiego, significa praticamente quanti residenti abbiamo, quante quote mettiamo e quali sono i servizi che vengono erogati sul territorio. A fronte di un'utenza di 3.334 residenti, la quota totale corrisposta dal nostro ente è di 97.519,50 euro, a fronte di servizi avuti sul territorio per un totale di 303.591,70. Oggi la quota pro capite per residente è di 29,25 euro per un bilancio sociale pro capite di 91 euro. Quindi questo significa che il comune dà 29,25 pro capite e riceve sul territorio servizi per 91,06 euro, dove quando parliamo di servizi intendiamo dagli sportelli che sono nel nostro comune e non sono in altri comuni, ai viaggi sulla domiciliarità, insomma, nello specifico tenendo conto delle domiciliarità e residenzialità per anziani, che sono casi che abbiamo sul nostro territorio.
domiciliarità, residenzialità ed interventi economici e socializzanti per i disabili. Anche in questo caso abbiamo delle situazioni sul nostro territorio. Sostegni economici alla genitorialità e all'inserimento di minori. Inclusione sociale e sostegno economico agli adulti. Quindi questi sono i quattro grandi filoni per quanto riguarda i residenti del comune di Ulx. In realtà nell'anno noi supportiamo, certificati chiaramente dal consorzio, 52 situazioni. In questo conteggio, che non fa parte del bilancio sociale, poi ci sono le nostre borse lavoro, gli interventi che l'amministrazione fa direttamente. Faccio un esempio su tutti: quando facciamo le delibere sui contributi, è un po' di anni che la Caritas ci fa una domanda e noi diamo, eroghiamo un contributo anche lì finalizzato a da mangiare, fornire vestiti, contributo agli affitti. Voglio specificare che questo non ha nulla a che vedere con tutti gli altri percorsi che vengono fatti sul territorio e sulla valle per quanto riguarda i minori non accompagnati che sono stranieri oppure i progetti di microaccoglienza che hanno un capitolo a parte. Un'altra comunicazione: in data 20 aprile si è insediato il gruppo allargato 6 fase dell'osservatorio della Torino-Lione. Ho già presentato nella comunicazione del precedente Consiglio gli effetti del DPCM del 1 dicembre, che di fatto spacchetta il tema della connessione internazionale in 6 gruppi per ambiti territoriali. Questa amministrazione ha scelto di entrare nel gruppo B3, linea storica Bussoleno-Lione, insieme ai comuni di Bardonecchia, Chiomonte, Xilles, Gravere, Meane e Salvertran, mentre ad oggi non hanno ancora risposto gli altri due comuni che sono Bussoleno e Matie. Tale scelta è stata condizionata dal fatto che nel gruppo si parlerà del tracciato storico esistente per la media, ma soprattutto per l'Alta Valle, dell'utilizzo del treno merci e passeggeri fino al 2030 e dell'utilizzo a regime per passeggeri con le tratte regionali e transnazionali, pensando soprattutto alla nostra stazione internazionale presso la quale a brevissimo inizieranno i primi lavori. Essere presenti al tavolo risulta quindi importante e questa amministrazione si impegna a riferire alla cittadinanza dopo ogni incontro, che significa che c'è stato solamente un primo incontro formale di presentazione. Questa nostra scelta è stata un po' accelerata dal fatto che abbiamo trattato per anni dei lavori sul territorio e poi abbiamo scoperto che stanno facendo appunto tutta una serie di lavori sulla stazione senza aver comunicato in modo adeguato, quindi questa è stata la nostra decisione. Chiaramente anche per questo tema ben venga il fatto eventualmente di approfondire in altri consigli comunali. In data 23 aprile, ultima comunicazione, si è riunita l'assemblea consortile del Consorzio Forestale al fine di approvare il bilancio di esercizio 2017 e il bilancio di previsione 2018. Credo vada sottolineato, peraltro riconosciuto da tutta l'assemblea, il buon anno di gestione di lavori sul territorio. L'approvazione del contratto di servizi che regola il rapporto tra comuni e consorzio forestale nell'attuazione dei piani di manutenzione ordinaria del territorio, anche grazie alle due unioni, ha permesso di superare le difficoltà subentrate con il nuovo codice negli appalti. Si segnala inoltre il miglioramento nella gestione delle commesse e degli incarichi che ha permesso di ottimizzare risorse e migliorare i servizi erogati. Si considera quindi superata la fase di difficoltà gestionale del 2016 che aveva prodotto un piccolo esito negativo del precedente esercizio di bilancio. Molti di voi si ricorderanno che solo grazie, e mi permetto anche di dire, a un intervento della nostra amministrazione e di altre amministrazioni, il percorso di affidamento delle ricariche era stato fatto praticamente a fine novembre, quindi a fine dell'esercizio. Per quanto riguarda i conti, ovviamente si rimanda, come per tutti i rendiconti, alle pubblicazioni e al successivo deposito. Mi permetto di segnalare quanto messo in evidenza a margine dell'approvazione del bilancio, che circa il 23% del lavoro del Consorzio Forestale
è stato fatto gratuitamente per i consorziati. Questo significa che, chiaramente questa è una voce che nelle poste di bilancio non viene vista, ma negli ultimi anni tra amministratori si è dibattuto molto su dare degli incarichi al consorzio, avere praticamente dei costi inferiori rispetto ad altre ditte esterne presenti sul territorio. Quest'anno era stato chiesto ed è stato fatto questo bilancio di attività che in realtà in servizi, nella quotidianità, il consorzio forestale ha offerto ai suoi consorziati. L'assemblea si è conclusa con le dimissioni del presidente Beria, che è diventato presidente dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea e quindi ha chiesto di lasciare l'incarico. Grazie. Grazie. Consigliere Bonelli, voleva fare un intervento? Io volevo solo chiedere al sindaco la partecipazione a questo famoso osservatorio e così via. Cos'è un problema di tecnici o un problema di politici? Ecco, tanto per sbarazzare subito il campo. Ecco. Io ripeto, posso rispondere e poi possiamo anche dedicare una specifica seduta. Nel DPCM che ci è stato mandato viene specificato chiaramente che non è richiesto alle amministrazioni di fare una scelta sulla TAV. Quindi noi abbiamo anche già esternato in due situazioni la nostra posizione, una volta direttamente col commissario di governo e una seconda volta quando c'è stato il dibattito all'interno dell'Unione. Cioè, quindi non è stata chiesta nessuna abiura. Quindi questo è il dato politico. Il secondo dato, che è stata una valutazione nostra, è stata chiaramente quella di dire ci piacerebbe capire cosa fanno a Ulx. Cioè, ci è già capitato in passato, ai tempi di un assessore regionale donna che si occupava dei trasporti, nel 2009, che avevamo scoperto per puro caso alcune situazioni. Siccome questo è un po' il corollario, è uno forse dei pochi risultati di una battaglia politica che è stata fatta dai territori sulle stazioni, come dire, mi sembra che adesso, tanto per essere molto chiari, i primi di maggio dovrebbero iniziare a portare la roba per il cantiere, inizieranno a lavorare durante la notte sull'innalzamento dei marciapiedi, poi passeranno a allargare le scale e metterle in sicurezza, verranno tolti quei montacarichi che diventeranno dei reali ascensori in un'altra parte, c'è tutto un ragionamento sul secondo binario dove è stato chiesto all'amministrazione di intervenire perché c'è un problema con la sovrintendenza, perché sembra che alcuni pezzettini di quella pensilina, che peraltro sta cadendo tutta, siano di oltre 70 anni, quindi si cercherà la prossima settimana di incontrare la dottoressa Sala della sovrintendenza su questo. Noi tutte queste, l'altro giorno abbiamo trattato delle uscite di sicurezza perché nel progetto iniziale c'erano solo due punti di entrata e non c'erano ulteriori punti di uscita. Abbiamo chiesto una recinzione nella zona del campo sportivo. Queste qui sono tutte cose che noi pensiamo ci possano servire, si possa arrivare a delle soluzioni maggiormente stando dentro l'osservatorio. Non voglio nascondermi dietro un dito, il tema principale sul quale adesso stiamo dibattendo e credo che sia l'unico in questa fase che giustifica la nostra presenza, è la battaglia sulla biglietteria. Ecco, perché chiaramente la logica, noi abbiamo incontrato insieme al vice sindaco il nuovo direttore generale di RFI e il direttore generale di Trenitalia, chiaramente loro hanno degli ordini dall'alto sul fatto dell'eliminazione delle biglietterie. Abbiamo chiesto un tavolo specifico su questo. Manderemo quanto prima una lettera all'osservatorio dove diremo che la nostra presenza è giustificata
se si portano a casa queste cose. Abbiamo chiesto altre cose, tipo una biglietteria automatica, subolare, murata, insomma, abbiamo chiesto tutta una serie di cose. Quindi la motivazione è questa. Io volevo sì, Gena, No. Due parole in merito al consigliere comunale Alto Peroncabos, se mi è permesso. Io ho scritto due cosette che vorrei poi che risultassero, ecco perché. Se n'è andato all'inizio del passato mese d'aprile, quasi centenario, l'ex consigliere Aldo Peroncabos, da tutti conosciuto come in Alta Valle come Aldo da Roma. Apparteneva ad un'antica famiglia di Urs, sicuramente benestante, dignitosamente e attivamente rappresentato nel nostro comune, partecipando più volte alla sua vita pubblica, politica, amministrativa e sociale, come consigliere comunale, in tempi ormai lontani soprattutto. È sicuramente quindi mio dovere di consigliere anziano ricordarlo in consiglio comunale come uomo pubblico, partendo e ricordandolo nelle sue amare esperienze giovanili legate all'indottrinamento del ventennio fascista, soprattutto in merito alla partecipazione alle battaglie impari o impari che sia, svoltesi in Nord Africa e all'Alamei. Nella seconda guerra mondiale, dove sopravvisse e fu fatto prigioniero e internato dagli inglesi e passò in tale stato più anni, fin oltre la fine della guerra, per arrivare alla sua conversione politica del dopoguerra al socialismo, quel socialismo che io reputo lombardiano, cioè di sinistra quindi, ecco, che pur aveva avuto casa in Ulss fin dalla fine della prima guerra mondiale, c'era una sezione qui a Ulss. Il consigliere Aldo Peroncabus ha fatto parte di almeno tre mandati amministrativi, iniziatisi nel lontano 57 in minoranza, non fa mai male partire in minoranza, con Vittorio Ru e con maggioranza capeggiata dal professor Bermondi. Ritornò in consiglio comunale nel 75 e in quell'occasione la sua lista pareggiò con quella, è un caso strano, dell'esordiente dottor Cassi, 6 consiglieri contro 6, ma l'alleanza della lista Cassi, che allora si chiamava Rinnovamento, questo mi ha turbato immensamente, con quella lista terza del professor Belmont mandò in minoranza il consigliere Aldo Peroncabus e ancora uno sindaco, il dottor Cassi, che allora aveva tra le sue file il compianto sindaco Peracca, perché ci sono degli intrecci a chi vuole poi guardare dei cambi di casacca. Infine fu rieletto consigliere comunale nell'80, sempre in minoranza, in compagnia di Vittorio Ru e del sottoscritto, con sindaco dottor Cassi, che allora aveva in lista sempre Peracca, Bernard, Plan, Vallori. Dopo l'esperienza insieme del mandato 80-85, le nostre strade si sono divise e Aldo non partecipò a quel nuovo corso che io chiamo compromesso storico, in cui iniziarono a collaborare il centro-sinistra DC di Peracca, Bernard, Charon ed altri, con la sinistra socialcomunista, Vallori, Pavone, sottoscritto e altri, che forse non dura più oggi, ma ha superato la crisi del mandato 2004-2009 con il dottor Cassi. Il consigliere Aldo Peroncabus uscì quindi dalla vita amministrativa di Ulss sicuramente deluso dai nuovi eventi, ma non uscì dalla vita sociale
di ULS, partecipando attivamente ad altre iniziative come l'Associazione Commercianti e soprattutto nell'Avis, di cui fu il fondatore con Allemanno e Longhi, tra gli altri, e più volte presidente oltre che grande donatore. Non scorderei ancora il suo impegno politico dichiarato con la candidatura in provincia di Torino, in una lista naturalmente socialista e con ottimi risultati locali, candidatura che lui amava dire di servizio e di bandiera. Aldo Peron Cabus è stato quindi un uomo impegnato e coerente nella vita pubblica e per il bene pubblico della nostra comunità. Ha esercitato quel ruolo con uno stile sobrio, umano, competente, con tratti di rappresentanza di antica signorilità. Con me è stato anche un buon amico, che mai mi ha fatto pesare la sua giovanile appartenenza fascista e soprattutto il suo passato di guerra, quale volontario nel Genio Guastatore. L'ho rivisto per l'ultima volta nel febbraio scorso, purtroppo su una carrozzella, ma sempre attento, documentato e ancora ottimista, splendidamente assistito dai suoi familiari e attorniato dai suoi amici, e Aldo ne aveva ancora tanti, a riprova della sua esistenza ben spesa a favore della sua gente e degli altri in generale. Grazie consigliere Bonnet. Passiamo al punto 4, approvazione del rendiconto di gestione 2017, eliminazione dei residui attivi inesigibili o insussistenti provenienti dagli anni precedenti la competenza 2017. Visto il decreto legislativo 18/8/2000 numero 267 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare l'articolo 227 e l'articolo 227,2, il quale dispone che il rendiconto di gestione deve essere deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivamente conto della relazione dell'organo di revisione. Dispone inoltre che la proposta di rendiconto di gestione venga messa a disposizione dei componenti dell'organo consigliare prima dell'inizio della sessione consigliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a 20 giorni, stabilito dal regolamento. Dato atto che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 è stato redatto in forma autorizzatoria, secondo gli schemi a cui al decreto legislativo 118/2011, successive modifiche, coerentemente anche il rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 viene redatto in forma autorizzatoria, secondo i modelli di cui al decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche. Precisato che questo Comune, a decorrere dall'esercizio 2017, è tenuto all'obbligo della redazione della contabilità economico-patrimoniale che comprende il conto economico, il conto del patrimonio, solo per il primo anno 2017, il raccordo dello stato patrimoniale al 31/12/2016 e all'1/1/2017, visto il vigente regolamento comunale di contabilità, visto il conto del tesoriere relativo all'esercizio 2017, visto il conto del bilancio 2017, redatto in base alle risultanze conclusive dell'esercizio 2017, dato atto all'avvenuta procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, in conformità dell'articolo 228,3 del testo unico degli enti locali 267/2000 che recita: prima dell'inserimento del conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui l'articolo 3,4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, numero 118 e successive modificazioni. Visto le disposizioni dell'articolo 187 del TUEL, vista la deliberazione numero 12 del 28/3/2018 della Giunta Comunale, con la quale viene resa al Consiglio Comunale la relazione sulla gestione di cui all'articolo 231 del decreto legislativo 267/2000,
i dati consuntivi dell'esercizio finanziario 2017, rilevato che in data 29/3/2018 è stato comunicato ai consiglieri comunali l'avvenuto deposito dello schema di rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2017, corredato dei relativi allegati, in esecuzione del vigente regolamento comunale di contabilità per le eventuali osservazioni. Preso atto che, entro il termine stabilito dal regolamento comunale di contabilità giorni 20, non sono pervenute osservazioni da parte dei consiglieri comunali, il revisore dei conti ha fatto pervenire la prescritta relazione al rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2017 che viene allegata al rendiconto ai sensi dell'articolo 227,5, relazione che analizza in termini positivi la gestione finanziaria 2017. Dato atto che il rendiconto del precedente esercizio finanziario è stato approvato regolarmente, dato atto inoltre che il Consiglio Comunale ha regolarmente effettuato la ricognizione sulla gestione, visto l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza allegato al rendiconto articolo 227,5 del testo unico degli enti locali, dato atto che alcuni residui attivi sono stati riconosciuti in tutto o in parte insussistenti per cui vengono proposti per l'eliminazione dal rendiconto finanziario 2017 contestualmente all'approvazione del rendiconto stesso. Visto quanto disposto dall'articolo 45 del decreto legislativo 504-92 e dall'articolo 16 bis del decreto legge 893 convertito con modificazioni nella legge 68-93 in materia di abolizione dei controlli centrali su organici, assunzioni e tassi di copertura dei costi dei servizi e verificate con riscontro positivo le disposizioni agevolate ivi previste, applicabili in quanto questo comune non è in situazione di dissesto, come la certificazione dei parametri obiettivi, numero 10 parametri totalmente negativi su 10. Dato atto che non risultano residui passivi dichiarati perenti agli effetti amministrativi, visti i conti resi agli agenti contabili interni predisposti a detto servizi e ritenuti meritevoli di approvazione insieme al rendiconto di gestione, dato atto che il Consiglio Comunale agisce per competenza propria, ai sensi dell'articolo 42, accertato che sono stati acquisiti pareri di cui l'articolo 49 e precisamente parere favorevole dal responsabile del servizio economico-finanziario e quel servizio proponente ed attestante la regolarità tecnica dell'atto, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dal responsabile del servizio economico-finanziario. Dato atto infine che con il presente atto vengono integralmente rispettate le normative previste e dettate dal testo unico 267 del 2000. Dato atto che questo ente non esercita la facoltà di non adottare il nuovo sistema, articolo 232 del CUEL, anche per il 2017, quale rinvio dell'obbligo di tenere la contabilità economica nei comuni e nelle unioni fino a 5.000 abitanti. Si andrà a deliberare di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, di approvare il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2017 di questo comune, comprendente il conto del bilancio con i relativi allegati, il conto economico, il conto del patrimonio e solo per il primo anno 2017, il raccordo dello stato patrimoniale al 31/12/2016 e al 1 gennaio 2017, documentazione redatta secondo gli schemi di cui al decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche, di approvare la relazione sulla gestione a cui all'articolo 231, di approvare i conti resi da parte degli agenti contabili interni, di dare atto che al fine dell'esercizio finanziario 2017 non esistevano debiti fuori bilancio, di dare atto che con l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2017 vengono contestualmente approvati i risultati dei provvedimenti connessi alle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi iscritti nel conto del bilancio, effettuati in conformità dell'articolo 28,3 del CUEL, di approvare l'eliminazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 dei residui attivi insussistenti e inesigibili, come da prospetto contenuto nell'allegato unico alla presente,
già reato inoltre che, ai sensi dell'articolo 227, comma 5 del TUEL, è allegato al rendiconto 2017 l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per la... di dare in atto inoltre che, ai sensi dell'articolo 227, comma 5 è allegato al rendiconto 2017 l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per l'anno di provenienza. Di dare atto in conclusione che il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2017 corrisponde alle finalità dell'ente in quanto è stato raggiunto un risultato equilibrato tra proventi e costi e che dall'esame dello stesso e della relazione del revisore non risultano motivi per rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del tesoriere. Di dare atto che il rendiconto di gestione nell'esercizio finanziario 2017 è stata allegata alla certificazione di parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario e che detti parametri non configurano individuazione di condizioni deficitarie. Sindaco? Ma tutto quanto esposto nella premessa e nel deliberato viene praticamente esplicitato nella relazione dell'organo di revisione. Io dico sempre, come ho affermato prima per il consorzio socioassistenziale e per il consorzio forestale, come dire, un consuntivo sono dei numeri che sono insindacabili. Però giusto per far capire a tutti di che cosa stiamo parlando, ci sono dei numeri che forse è bene citare. Noi abbiamo iniziato l'esercizio 2017 con in cassa 1.980.000 euro, 737,86, cioè questa amministrazione, se deve pagare delle cose, ha i soldi per pagarli, quindi è un'amministrazione sana in questo. Abbiamo chiuso a dicembre con 1.193.000, quindi di nuovo non stiamo parlando solo di stipendi, non stiamo parlando solo di bollette, ma questa è, non è merito nostro, ma è molto degli uffici ed è anche motivo d'orgoglio, come dire, le ditte, come accade da altre parti, non vengono pagate facendo passare tanto tempo. Sicuramente come cifra ha influito sul fondo cassa finale un pagamento che è stato fatto di 629.000 euro allo Stato, perché quest'anno abbiamo chiuso una partita che si era scatenata 2 anni e mezzo fa, dove lo Stato aveva sbagliato una serie di conti e quindi praticamente piano piano sono stati restituiti. È già stato ben spiegato quello che è tutto il processo di eliminazione per quanto riguarda i residui attivi e passivi. Devo dire che abbiamo incominciato a riscuotere qualcosina, questo accade tra la fine del 2017 e 2018, per quanto riguarda quella piccola percentuale di evasione che avevamo riscontrato. Giusto per dare ancora solo due numeri, siccome bisogna alla fine praticamente verificare l'equilibrio di bilancio, l'equilibrio nella parte corrente è di 332.766,11 euro, mentre l'equilibrio di conto capitale è di 159.925,58. Quindi stiamo parlando di un equilibrio finale di 492.691 euro, che mi piacerebbe commentare rapidamente solo con una frase. Ripeto quello che dicevo all'inizio: l'amministrazione è sana e riesce a fare tutto, questa cifra dovrebbe essere molto più bassa. A che cosa è dovuto questo? Questo è dovuto al fatto che, non vorrei essere presuntuoso, come dire, la politica qui ha tante progettualità. Purtroppo la situazione operativa degli uffici non permette che queste progettualità vengano portate a compimento. Cioè, è un discorso che abbiamo già fatto in fase di approvazione del DUP, relativo al fondo di solidarietà, dove a noi trattengono quel 1.600.000 euro, non abbiamo praticamente spazi assunzionali. Per fare un esempio,
nell'ufficio tecnico abbiamo solo due geometri che devono smistare tutta una serie di pratiche per un comune di 3.334 residenti. Quindi vorrei essere molto chiaro su questo, non sto parlando di uffici che sono in affanno perché le pratiche sono difficili, non riescono a farle, voglio essere molto chiaro, gli uffici sono in affanno perché il lavoro è tantissimo e chiaramente tutta una serie di cose che noi abbiamo anche programmato e già venduto nelle frazioni, come dire, tipo per fare un esempio sempre molto concreto, le isole ecologiche che adesso finalmente, grazie all'Axel, prima o poi partiranno i lavori. Erano delle cose della fine del 2016 e dell'inizio del 2017. Quindi questo numero, se ci fosse la possibilità di lavorare, serenamente da parte degli uffici, dovrebbe essere un numero che probabilmente andrebbe abbassato almeno di quei 200.000 euro. Ecco, questo è un po', il mio commento. Poi l'altra parte dove andremo a deliberare residui attivi e passivi, di nuovo. È un'operazione che è stata concordata con gli uffici dove il più grande residuo eliminato è proprio quello che citavo prima dei 629 mila euro che erano una parte da ridare allo Stato. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Bonnet. La delibera che proponete è formata da circa 450 pagine di allegati, ed è una vera summa burocratica, molto articolata e ricca di dati tecnico-economici che sinceramente non sono stati da me integralmente letti e ponderati, sono onesto, ma che ho condensato nella lettura della relazione sulla gestione 2017 di rendiconto proposta dalla Giunta Comunale con la delibera 12 del 28/3/2018, nonché dalla relazione dell'organo di revisione, no? Con un corredo allegato che mi sento di dire apprezzabile ed esaustivo, oltre che leggibile anche dai profani come sottoscritto. Rilevo pertanto che stiamo nei termini di legge per l'approvazione del documento, ma che la relazione dell'organo di revisione mi è giunta solo stamattina, difatti mi è arrivata la testata l'altro giorno, e inoltre ho avuto modo di confrontarmi con il responsabile dell'area finanziaria e tributi, che ha anch'esso approvato sia il rendiconto che la eliminazione dei residui attivi provenienti dagli anni precedenti la competenza 2017. Apprendo anche quindi che il comune per ora non è in dissesto, vedi che sembra quasi che facciamo lo stesso discorso di te. Perché ci siamo visti ieri al 25 aprile. Sì, ma noi abbiamo fatto tutto meno che il bilancio. E che non risultano residui passivi dichiarati perenti agli effetti amministrativi, né esistevano debiti fuori bilancio a fine esercizio 2017. Si vuole in sostanza approvare il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2017, comprendente il conto del bilancio, il conto economico, come dicevi bene, e il conto del patrimonio solo per il 2017, no? E il raccordo dallo stato patrimoniale al 31/12/16 del 2016 e al 1/1/2017. Inoltre, si vuole approvare come seconda parte del deliberato anche la cancellazione dei residui attivi del rendiconto di gestione 2017, ampiamente documentata negli allegati. Attendendomi a quanto considera e propone l'organo di revisione nella sua relazione finale, come indicavi anche a te, ovvero il vero garante unitamente al responsabile tecnico delle finanze pubbliche di ULS, guardo con preoccupazione a delle frasi, alle gravi irregolarità contabili finanziarie e inadempienze già segnalate al Consiglio Comunale e non sanate. Provate poi ad andare a vedere nella relazione. Non ho capito del revisore, sì.
Sì, sì. Ecco. Allora, nella penultima pagina, guarda un po', c'è scritto qualcosa lì che mi preoccupa assai. Avete trovato? Io ho citato testualmente: guardo con preoccupazione alle gravi irregolarità contabili e finanziarie e inadempienze già segnalate al Consiglio Comunale e non sanate. No? Non comprendendo bene tali significati, oltre che le considerazioni proposte e rilievi tendenti a conseguire efficienza ed economicità di gestione, e pertanto chiedo spiegazioni in merito soprattutto a presunte irregolarità contabili e finanziarie. Cioè, è quel passo lì che non riesco a capire, ecco. Ecco, io, perché alla fine, dicendo che è tutto positivo, no, ma io sono convinto che ci sia, facciamolo poi togliere, ecco, se, perché non mi piace come considerazione, ecco. Allora, leggetevelo poi bene. Se... No, ma io... No, io vi dico, no, io l'ho letto, ma vi dico come l'ho interpretato, se posso, eh? Sì, sì, ma... Cioè, io l'ho interpretato dove c'è scritto considerazioni e proposte, cioè questa qui è proprio, diciamo, il documento che poi deve avere delle considerazioni. Cioè, qui dice, in questa parte della relazione il revisore riporta in base a quanto esposto in analisi nei punti precedenti e sulla base delle verifiche cosa deve riportare: gravi irregolarità contabili e finanziarie, considerazioni, proposte, rilievi, cioè è, diciamo, è il pezzo della teoria. Io l'avevo interpretato così, ma posso sbagliarmi, eh? Io lo... È il pezzo della teoria quello. Sembrerebbe che sia una sorta di descrizione del compitino da fare, ma poi in realtà... Io... Però sono d'accordo, secondo me elenca tutta una serie di punti che devono essere, diciamo, sviluppati da chi fa, esatto, da chi fa la relazione. E non dice perché se dicesse tutto quello che c'è scritto qua, non potrebbe dire la frase finale, che appunto, tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto, si attesta la corrispondenza, rendiconto, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, fatto tutto questo e questa disamina, alla fine dico che va tutto bene. Grazie consigliere Bonnet. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Dunque, dato atto che questo ente non esercita la facoltà di non adottare il nuovo sistema, direi di passare alla votazione direttamente. L'avevo già letto prima, la delibera. Voti favorevoli? 6. 7. Voti contrari? Voti astenuti? 2. Cioè,
No, no, è una sola. Sì, dovrebbe essere tutto a posto. Rilevato che occorre provvedere alla contestuale cancellazione dei residui attivi dichiarati insussistenti e inesigibili provenienti dagli anni precedenti la competenza 2017, come proposto dalla Giunta Comunale con proprio atto, dato atto che trattasi di competenza del Consiglio Comunale in base al disposto articolo 39,3 del vigente regolamento di contabilità, atteso che sono stati rilasciati i pareri cui l'articolo 49 del testo unico, con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, voti favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti? 2. Si delibera quindi di approvare la cancellazione dei residui attivi del rendiconto di gestione 2017 in base alla documentazione riportata in apposito allegato, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione con una seconda distinta votazione unanime con forma palese. Voti favorevoli? Vabbè, questo è 8. Astenuti 1, contrari nessuno. Sì. Sì. Avevo detto favorevole, consigliere Bonanno. Passiamo al punto 5, alienazione terreno di proprietà comunale, foglio 21 di Savulx, particella numero 375, con permuta di terreno di proprietà privata, quota parte, signori Taricco Versino, foglio 21 di Savulx, particella numero 376. Io eviterei di leggere la parte che... leggiamo il deliberato e facciamo... Beh, lo spieghi prima tu e poi... Allora, questa delibera arriva a conclusione di un percorso che dura forse da una quindicina d'anni o simili. Sì, quindi allora sono 4 più 5, 9, più facciamo che fosse metà e 3, 12, ecco, una dozzina d'anni circa. Cioè, il problema era questo, che c'è un terreno, un piccolo terreno comunale che era praticamente lontano dalla strada e posto, diciamo, a tergo di un cortile privato. E viceversa, il terreno del privato arrivava fino alla strada comunale. Si tratta della Borgata Jean, lungo la strada appunto del Jean. Allora ci fu un progetto e una richiesta che passò in consiglio comunale appunto diciamo 12-13 anni fa, in cui il condominio che stava a valle voleva realizzare dei garage lasciando in diritto di superficie al comune la parte superiore. Poi era anche passata in consiglio comunale, era stata approvata. Poi niente, chi proponeva questa cosa è mancato. Il condominio non era più d'accordo per farle, ha scoperto che i costi erano notevoli. La casa del piano superiore, cioè più a monte, è stata ceduta a degli altri proprietari e adesso con questi altri proprietari si è giunta a questa permuta. Cioè, i proprietari della parte del terreno di monte hanno comprato dal condominio questa scarpata, cioè si tratta di scarpata e terrapieno, per cederla al comune, di modo che all'interno del loro cortile fossero tutti in proprietà loro con possibilità normale di manovra e quindi noi come comune ci trovavamo un pezzo di pari superficie e pari caratteristiche, perché si tratta sempre di scarpata e un pezzo di piano, però adiacente alla strada comunale, in cui quindi cioè, più utile ai fini pubblici sia per metterci la neve d'inverno che per parcheggiarci una macchina o una macchina e due moto, ecco, una cosa così, cioè per dare un piccolo polmone di divagazione lungo la strada del Jean. Le superfici sono praticamente identiche, sono 118 metri quadri un pezzo e 116
l'altro, quindi sono circa identici. Poi c'era stato un piccolo problemino in perizia, perché non si era rinvenuto un atto che quanto ci danno i privati in realtà per un sesto era già proprietà del comune. Cioè, quindi ci sono, sì, l'esmissione del Puzzoni. Quindi c'è, è una situazione che veramente è una pratica che fa abbastanza ridere se guardiamo i metri quadri e anche il valore venale, no? Perché poi il tutto porta un conguaglio a favore del comune di 250 euro, quanto 256, sì, insomma. Però che ha avuto un iter di trattativa e istruttoria piuttosto complesso, anche perché negli anni si sono succeduti gli attori, ecco, perché chi voleva più fare la cosa è mancato, e poi i condomini ultimamente non erano assolutamente più nell'idea di spendere per realizzare questo discorso di box, su cui venivano poi addirittura anche dei dubbi che ci fossero effettivamente gli spazi fisici per poter realizzare quell'opera, poi una volta prese bene le misure. Quindi niente, ci porta a questa delibera al Consiglio Comunale, in quanto trattandosi di patrimonio, anche se sono pochi metri quadri, è competenza del Consiglio Comunale. Ovviamente, dopo la nostra delibera, perché si è perfezionato l'atto davanti al notaio, occorrerà una sorta di vidima da parte dell'Ufficio Usi Civici, ora della città metropolitana. Quindi questo è niente, l'istruttoria. Consigliere Bonnet. Allora, la presente pratica sembra essere in dirittura d'arrivo, ma ricordo essere stata impostata fin dalla gestione Cassi degli anni 2004-2009, come ho detto prima, con sicuramente altre soluzioni che hai espresso anche te, che riguardavano essenzialmente il passaggio di accesso alla proprietà di Francesco, ti ricordi, ora Tarico Versino, con il cortile soprastante di pertinenza e la possibilità da parte del vicino condominio Jean Lefleur di sfruttare il sottosuolo del cortile con autorimessa interrata e con accesso dal cortile privato sottostante. Questo è l'antefatto. Diversi professionisti si sono alternati in merito a circa misurazione dei siti, ha messo molti chiodi e perizie di stima del terreno comunale in oggetto di permuta e, credetemi, con valori ben diversi e anche, lo sai, superiori dal valore proposto di alienazione da parte della perizia del Consorzio Forestale Alta Valle Susa Allegata. A mio modesto avviso, che ha origine professionale consolidata, un valore di poco superiore al migliaio di euro è meramente un valore fiscale, a mio avviso, da dichiarare in atto e non il valore reale, che ricordo tratta terreni urbani, ovvero in mezzo a fabbricati civili, anche se difficilmente utilizzabili, ma comunque sempre appetibili come pertinenze suscettibili ad uso civile, come passaggi, verde pubblico, parcheggi, eccetera, eccetera. Ciò detto, non mi esimo dall'approvare la soluzione proposta ne avevamo parlato, giusto? Di alienazione e permuta, che dovrebbe chiudere l'annoso problema proposto, ma non mi dichiaro soddisfatto da quell'impegno che io reputo generico dei signori Tarico Versino di accollarsi, senti bene, ecco, a effettuare i necessari interventi di pulizia, taglio, vegetazione e sistemazione della particella che diverrà comunale, con livellamento dell'area e stesura di idoneo materiale per renderla fruibile. Forse si poteva presentare un'ipotesi di massima di utilizzo del predetto terreno, ovvero la collocazione dei posti macchina pubblici e la sistemazione di pertinenze verdi, nonché l'esatta confinazione di superficie delle due distinte proprietà con termini magari evidenti e quindi rispettabili, visto la carenza dei posti macchina nella zona della Sim du Jean. Ti ringrazio che hai detto Jean, ecco, e non via Primo Maggio.
e della sua stretta viabilità. Mi auguro pertanto che a ristoro degli usi civici ceduti, che questo è il passaggio che viene dopo, gli usi civici a vantaggio della popolazione del Gion in particolare, di Savulsi in generale, si arrivi appunto a ciò che manca alla delibera, ovvero ad un'ipotesi di sistemazione più precisa, corredata magari da una planimetria di utilizzo con sezioni rispetto alle strade esistenti e soprattutto con indicazione della giusta posizione del passaggio carraio a favore dei signori Taricco-Versino. Cioè, quello che riusciamo a definire resta poi a posto per sempre, ecco. Non vorrei che non ci fosse niente e il passaggio non fosse ben definito, ecco, tutto lì. Sospendo pertanto il mio voto, altrimenti favorevole, lo scritto chiaro, in attesa, se possibile, di vedere carte e boine, e quindi mi astengo serenamente dal voto. Cioè, io approvo l'impianto, no, la manovra, come si può dire, però avrei gradito di capire se veniva un posto macchina, due posti macchina, come messi per traverso, per storto, di coltello o roba del genere, tutto lì. Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? 8. Astenuti? 1. Contrari? Nessuno. Si delibera di richiamare le premesse attestando che le medesime formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Di accogliere l'istanza dei signori Taricco e Versino approvando l'alienazione di terreno comunale in permuta della quota di comproprietà di 5 sesti del terreno distinto, di approvare la perizia di stima redatta dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa, pervenuta a protocollo 818 in 24 gennaio 2018, comportante la seguente valutazione: valore dell'area comunale 1.416 euro, valore quota comproprietà 1.160 euro, dando atto che si prevede pertanto una compensazione con un conguaglio di 256 euro a favore del comune di Ulx, di dare atto che l'attuale uso del terreno non è di alcun beneficio per gli utenti di uso civico, in quanto non è possibile in alcun modo esercitare né l'uso civico di pascolo né quello di focatico, non è presente cotico erboso né alberi di tutte le forme di governo. Di attestare che l'operazione comporta caratteristiche di pubblico interesse in quanto il Comune ottiene la piena proprietà della particella numero 376 con il vantaggio per la collettività di poter adibire tale spazio a parcheggio e o area di manovre a servizio del centro storico, in quanto confinante con la strada comunale via Primo Maggio. Jones, forse era più corretto. Con mantenimento... con mantenimento del passaggio a favore degli aventi diritto a fronte di cessione della particella numero 375 che, data la posizione, non presenta alcuna utilità pubblica. Signori Taricco Versino si impegnano inoltre ad effettuare i necessari interventi di pulizia, taglio, vegetazione e sistemazione della particella numero 376 con livellamento dell'area e stesa di idoneo materiale per renderla fruibile per i suddetti scopi. Signori Taricco Versino acquisiscono un'area confinante con il fabbricato di proprietà per adibirla ad area verde e quindi con l'intento di eseguire interventi di pulizia e piantumazione a vantaggio del decoro generale. Signori Taricco Versino si impegnano a farsi carico di tutte le spese relative al perfezionamento della permuta attraverso atto notarile. Di dare atto che l'uso civico verrà trasferito al terreno oggetto di acquisizione a favore del Comune. Foglio 21 numero 376. Tutte le spese emergenti e conseguenti per la formalizzazione della permuta saranno a totale carico dei proponenti. Responsabile dell'area tecnica interverrà alla stipula dell'atto notarile e provvederà ad ogni altra incombenza conseguente alla permuta.
Di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà inviata al competente servizio della città metropolitana di Torino per l'autorizzazione di competenza.